Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. A dire il vero, ci sposteremo anche con le immagini, con i commenti al di fuori della nostra Firenze, quindi la sede del Consiglio regionale e soprattutto anche della Toscana. Quando non ci sposteremo, lo faremo con dei temi di ampio respiro internazionale. Comunque, questi sono i titoli. E seguiremo il presidente Mazzeo che si è recato a Bruxelles dal 23 al 25 di maggio. La Commissione europea poi invece ha incontrato nella sede appunto di Firenze gli studenti di Montevarchi. Ci sposteremo invece a Torino con il Salone del Libro, Leggere Liberi e lo stand della nostra regione Toscana. Quindi, partiamo subito dalla zona più distante da Firenze, ma vedrete anche come l'Europa è molto vicina anche nei discorsi del presidente Antonio Mazzeo, che si è recato, come detto, con un'agenda ricchissima, a Bruxelles da martedì 23 a giovedì 25 di maggio, per partecipare come delegato della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ma anche alla 155esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni. C'era anche il presidente del Parlamento degli studenti e soprattutto è stata l'occasione per Mazzeo per fare anche il punto sull'alluvione che ha colpito nelle scorse settimane sia la Emilia Romagna e soprattutto l'Alto Mugello. Ascoltiamo. Noi oggi siamo qui insieme a tutti i presidenti delle province, insieme al nostro Parlamento degli studenti, perché vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro. La Toscana vuole esserci di più in Europa, lo vuol fare tutti insieme. In Europa passa le possibilità di crescita della nostra regione, i fondi strutturali, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la necessità di fare progetti che non diano solo risposte nel breve, ma guardino al futuro. E questa è la sfida che noi abbiamo davanti. Come sapete, qualche giorno fa l'Emilia-Romagna, la Toscana sono state toccate, soprattutto l'Emilia-Romagna, ma anche il Mugello, la parte alta della Toscana, da questa violenza inaudita, una violenza inaudita che è frutto dei cambiamenti climatici. Allora siamo qui anche per continuare le iniziative che portiamo avanti perché la nostra regione sia una delle regioni più avanzate da questo punto di vista. Certo, ora siamo nell'emergenza e speriamo ci possano essere le condizioni perché la parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non viene utilizzata perché i progetti non possono essere dedicati, possono essere realizzati, possano essere messi a disposizione per un grande piano contro il dissesto idrogeologico. Questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme e questo è per l'emergenza e poi per il futuro ci immaginiamo che ci possa essere un grande piano di prevenzione a livello europeo perché è un tema che non riguarda solo noi ma riguarda tutti gli altri paesi. Serve più prevenzione, serve che ognuno faccia la sua parte e si lavori nella direzione di usare più risorse del fondo di coesione non solo contro le emissioni, ma anche per sostenere iniziative volte a ridurre il dissesto idrogeologico. Oggi solo il 3% del fondo di coesione viene utilizzato in questa direzione, 12 miliardi di euro. C'è bisogno di fare molto di più e di farlo velocemente. Noi abbiamo di fronte a noi una grande sfida, quella di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di come l'abbiamo trovato e questa sfida parsa esattamente da questa iniziativa. Un'ultima osservazione ho voluto fare. Noi abbiamo diverse risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non verranno spese perché i progetti non possono essere portati a termine. Allora il governo chieda alle istituzioni europee di poter usare queste risorse subito per tutti i progetti cantierabili, e ce ne sono tanti, per combattere il dissesto idrogeologico. È una grande sfida, una sfida non solo per il futuro, ma per il presente del nostro paese e dell'intera Europa. Noi come istituzione siamo 60 ragazzi che si occupano di riunirsi almeno una volta al mese per elaborare proposte e progetti proprio finalizzate all'aiuto e alla collaborazione fra istituzioni e studenti stessi. Le ragioni della nostra visita sono proprio fare da ponte e fare da coesione fra quelle che sono le tematiche affrontate ogni giorno con duro lavoro nella comunità europea per portarle ai nostri ragazzi in Toscana e quindi di conseguenza proprio di fungere da collegamento
collegamento fra queste due realtà che alla fine sono in realtà molto strette fra loro. Per quanto riguarda questi giorni che passeremo a Bruxelles, non solo oggi ci stiamo occupando di questa grande, diciamo, descrizione di quelli che saranno i prossimi lavori della comunità, ma soprattutto nei prossimi giorni visiteremo il Parlamento stesso e anche il Parlamentarium. Continuiamo a parlare di Europa, ma spostandosi nel Palazzo del Pegaso, l'Europa come grande opportunità. Questo è il messaggio forte che è arrivato alla fine dell'incontro che si è tenuto nell'auditorium del Consiglio regionale tra 84 studenti della classe terza dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi, che ha sede a Monte Varchi in provincia d'Arezzo, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus Plus e la Commissione Europa presieduta da Francesco Gazzetti. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. Molto importante questo incontro tra i giovani della scuola di Monte Varchi e la Commissione Europa. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione di ragazzi che hanno bisogno di dimensioni ampie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre, ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro, credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa, che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. In bocca al lupo a questi giovani europei, l'Europa è sicuramente un'opportunità, è la nostra dimensione alla quale dobbiamo guardare con speranza e con fiducia, ovviamente rafforzando e coltivando quello che è uno spirito certo di italiani, ma nell'ambito dell'Europa. Oggi è stato molto bello ricevere i primi 80 studenti del liceo Benedetto Varchi di Monte Varchi che incontrano il Consiglio regionale, le commissioni regionali, in particolare la Commissione Europa e la Commissione Istruzione e Cultura, e stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti. Ed è stato bello dialogare con loro e essere a loro a disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia a loro, anche a loro, di condividere l'impegno nelle istituzioni. Erano anche molto belli e simpatici, quindi una bellissima mattinata che ripeteremo poi con altri 80 ragazzi del medesimo percorso. Sì, è importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Monte Varchi. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento, perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene. In questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione. Quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale. Ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Il progetto si articola su tre anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in tre fasi. La prima fase
i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. È l'ultimo anno quando i ragazzi ormai insomma, sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Da Firenze ci spostiamo a Torino, al Salone del Libro, dello stand della Toscana, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio regionale con la Presidente della Commissione Cultura hanno presentato il testo di legge che il Parlamento toscano ha approvato all'unanimità e prevede, ve lo ricorderete, ne abbiamo parlato più di una volta nei nostri incontri, è quello che prevede di introdurre un tempo di 15-20 minuti di lettura libera, individuale e silenziosa proprio nelle scuole. Ovviamente, essendo il Salone del Libro, è stato presentato anche un libro molto importante che porta appunto l'effigie e la stampa proprio del Consiglio regionale stesso, fa parte di quella collana che ben conosciamo e che possiamo trovare in toto, nella sua totalità, all'interno della biblioteca proprio del Consiglio regionale che si trova nel Palazzo Ceretani di Piazza dell'Unità. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una legge per introdurre uno spazio di libertà, di lettura libera nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per bambini e bambine, ragazzi e ragazze di tutta Italia. L'abbiamo mandata al Parlamento perché approvi una legge nazionale e introdurre questa buona pratica in tutte le scuole. È un momento per recuperare la lettura allo spazio della passione, dell'intrattenimento e non collegata sempre all'adempimento dell'obbligo scolastico e al compito dello studio. Crediamo che così tanti italiani potranno riscoprire il piacere della lettura anche da adulti e così non soltanto disporre di uno strumento davvero di alleggerimento del peso della vita quotidiana, di svago, riscoprire una passione che per molti rimane sepolta invece col ricordo scolastico. In molte scuole si fa già, in molte parti del paese esistono progetti come per esempio il Festival Letteratura di Mantova che favoriscono la lettura libera e silenziosa nelle scuole. Noi crediamo che così, con almeno 15 minuti di lettura silenziosa e libera ogni giorno nelle scuole, si possa davvero costruire una piccola abitudine rivoluzionaria. Ieri Chiara Valerio in un'intervista mi ha chiesto se si possa fare la rivoluzione con una legge, ma io credo di sì, che si possa fare. La Toscana ci sta provando con Leggere Liberi. Leggere Liberi è anche al Salone di Torino, la presentiamo in questi giorni sia allo stand della Toscana sia in un contesto più nazionale con l'Associazione degli Editori Indipendenti, perché è un progetto che vorrebbe riguardare tutto il paese. Torino l'ha accolto bene, chiunque lo ascolti e a chiunque lo si presenti lo riceve con molto entusiasmo, perché è una cosa semplice, è un progetto semplice che però può fare davvero bene non solo alla scuola ma soprattutto alla cittadinanza. La lettura è uno strumento di cittadinanza, noi vogliamo che gli italiani possano rafforzare le loro competenze di lettori, perché in Europa non siamo così forti. Il Salone di Torino lo capisce bene e fa questo lavoro in modo magistrale da tanti anni, questo è il posto giusto dove parlare di Leggere Liberi. Investire in cultura vuol dire investire in libertà, investire in lettura vuol dire investire in libertà, per questo abbiamo voluto fortemente una proposta di legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale per chiedere al Parlamento di investire sulla promozione della lettura, fare in modo che le ragazze e i ragazzi nelle scuole primarie e secondarie possano avere uno spazio, un momento libero per poter scegliere cosa leggere, non solo i testi che gli vengono offerti per formarsi, ma anche testi liberi, perché la lettura è il modo migliore per essere donne e uomini liberi. Il Consiglio regionale è presente con un proprio stand della Regione Toscana insieme alla Giunta regionale per promuovere i nostri libri, la nostra biblioteca, soprattutto la cultura del leggere, un impegno che il Consiglio regionale aveva preso con i cittadini toscani. Il Consiglio si impegna per promuovere la lettura, abbiamo fatto un bando molto importante a favore dei nostri comuni toscani per promuovere fin da ragazzi
l'importanza della lettura, una proposta di legge al Parlamento per istituire una lettura, diciamo, dentro le scuole, favorire la lettura così come la scrittura, sono elementi importanti per la dimensione culturale, per la crescita, per favorire anche la libertà. La cultura ci rende indipendenti, ci rende liberi e come tale promuovere la nostra dimensione culturale del Consiglio regionale grazie alla nostra biblioteca, che è un luogo, uno spazio fantastico a disposizione dei cittadini toscani, ci porta in questo stand ad essere presenti per 3 giorni e da parte mia di rappresentanza del Consiglio regionale nella giornata di oggi a promuovere quello che siamo, una Toscana terra di cultura. È davvero una grande soddisfazione essere qui al Salone del Libro con la collana dell'Assemblea, l'edizione dell'Assemblea, ma soprattutto con un libro che parla dei sentimenti e delle sensazioni dei ragazzi nel tempo del coronavirus, in cui i ragazzi delle scuole di Pelago e di Rufina si raccontano e scrivono pagine e poesie su quel periodo difficile per tutti noi. È una grande soddisfazione per noi che veniamo da questo territorio e è una bella occasione essere qua. E con il Salone di Torino e le pubblicazioni del Consiglio regionale della Toscana si conclude anche il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Per tutte le informazioni e delucidazioni vi ricordo l'indirizzo internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto qua tra 7 giorni Dentro il Consiglio.